Dove si trova la tiroide secca? Benvenuti, sono il dottor Claudio Tomella, medico, specialista in nutrizione e medicina anti-aging e oggi rispondo a questa domanda. Alcuni dei miei pazienti dicono che la tiroide secca non si trova in Italia da molto tempo. In realtà non è proprio così, anche se c'è un razionale a questa osservazione. La tiroide secca si trova in Italia, ma è possibile allestirla e prescriverla solo sotto forma di formulazione galenica magistrale. Quindi non si trova naturalmente come integratore, perché non è un integratore, è più vicino a un ormone, comunque sono ormoni tiroidei, sono più vicini in qualche modo a un farmaco sostitutivo. Non le industrie farmaceutiche non possono produrla in Italia e quindi è necessaria la formulazione galenica, che viene fatta sulla base della prescrizione di un medico. Quindi questo è un aspetto. Naturalmente è un approccio un po' più, diciamo, complesso e personalizzato e personalizzabile quello della tiroide secca rispetto alla levotiroxina, che oggettivamente è più stabile nel tempo e quindi necessitano anche di controlli periodici, sia degli esami ematochimici che, diciamo, dal punto di vista clinico, dal medico, per valutare qual è il dosaggio più opportuno. Un aspetto importante da considerare per quanto riguarda la formulazione galenica della tiroide secca è che bisogna valutare la titolazione di un preparato. Cosa vuol dire? Vuol dire la concentrazione di ormoni tiroidei T3 e T4 che ci sono nel preparato specifico. Ma cosa vuol dire? Vuol dire che derivando appunto dalla tiroide essiccata del maiale, chiaramente le diverse farmacie faranno riferimento a fornitori che magari hanno utilizzato in prima battuta, diciamo, maiali o comunque estratti che hanno dei dosaggi diversi per grammo, e quindi è importante che il medico sappia, quando fa una prescrizione, quanti ormoni tiroidei dà. Quindi non è esattamente uguale a quello che avviene quando si prescrive un farmaco, diciamo così, preparato a livello industriale o un farmaco non naturale. La tiroide secca è naturale e, come sapete, la pelle naturale non avrà mai lo stesso colore in tutti i pellami, anche della stessa origine. No? Ci saranno delle differenze, qui è un po' la stessa cosa. Quindi, per essere precisi di dare ed essere sicuri che il paziente assuma, e per il paziente di assumere il dosaggio corretto, è necessario sapere la tiroide secca. Quindi, tradotto, non è detto che 130 mg, 65, 25 siano uguali in tutte le farmacie. Quindi è importante che, oltre al dosaggio, sapere dove si fa per valutare questo aspetto. Per dovere di cronaca e per precisione, bisogna anche dire che invece in altri paesi, al di fuori dell'Italia, viene ancora preparata la tiroide secca anche di ottima qualità, per esempio l'Armoltroid, piuttosto che la tiroide che viene preparata negli Stati Uniti, piuttosto che l'Erfa in Canada, in passato Naturtroid, erano ottime fonti di tiroide secca titolata e standardizzata. Non sono disponibili in Italia e, insomma, anche, diciamo, i dosaggi sono un po' fissi. Per saperne di più potete valutare il mio sito www.tomella.it. Alla prossima!